Buonasera a tutti, io prenderò veramente pochissimo spazio soltanto per ringraziare innanzitutto l'Istituto per aver voluto accogliere questo seminario, questa iniziativa che si inserisce all'interno di una linea di continuità, possiamo dire, di un seminario già svoltosi qualche anno fa in istituto, sempre sulla nozione di legame tra antico e moderno, e il tentativo di queste giornate sarà quello di proseguire all'interno di questa falsariga di una ricostruzione della nozione di vincolo, legame, osservando in che modo, come dire, la nozione copre ambiti differenti. Già qualche anno fa abbiamo visto come questa nozione di vincolo spazia tra il diritto, la teologia, subisce le trasposizioni filosofiche e è riproposta e si subisce quello che è il processo della secolarizzazione, andando in direzione di una di un suo uso politico. Ora, sono due gli ambiti che cercheremo di analizzare in queste giornate, o almeno gli ambiti in cui la nozione si dispiega. Vale a dire, uno, l'ambito teologico-politico, e in particolar modo legato al problema della costruzione di una sovranità in senso moderno. L'altro invece è come questa nozione di vincolo-legame è stata mobilitata, è stata ripresa e trasposta anche in ambiti che apparentemente non avrebbero molto a che fare, come ad esempio quello dell'economia, e come è stata utilizzata all'interno di quel discorso per coniare delle nuove categorie non più teologico-politiche ma teologico-economiche. Ora, rispetto alla prima dimensione della nozione, cioè vale a dire alla questione della sovranità, al modo in cui si costituisce e si afferma la sovranità moderna e come questa appunto è legata ad autori che hanno trattato il problema del legame e del vincolo, si inserisce la giornata odierna con la lezione del professor Gilberto Sacerdoti, che ringrazio innanzitutto per aver accettato questo invito e di essere qui oggi. Il professor Sacerdoti è già ordinario di letteratura inglese presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e mi limito a ricordare Roma 3, alcune pubblicazioni in particolare dedicate a Shakespeare e a Giordano Bruno, tra cui Nuovo cielo e nuova terra, la rivelazione copernicana di Antonio e Cleopatra, e Sacrificio e sovranità, teologia e politica nell'Europa di Shakespeare e Bruno. Il professore ha scritto anche su Raleigh, Pico, della Mirandola, Machiavelli e Bacon, e ha pubblicato inoltre nel 2020 Saggi libertini, ha tradotto tra le opere di Shakespeare che ha tradotto I poemetti e Antonio e Cleopatra, e ha pubblicato diverse raccolte poetiche, Fabbrica minima e minore, Il fuoco e la paglia e Vendo vento. Io lo ringrazio ancora calorosamente per essere qui oggi e gli cedo molto molto volentieri la parola. Sì, è questo o quello? Entrambi. Allora, sostanzialmente Giulio Gisondi mi ha invitato a parlare di un libro, che è questo libro che si chiama Sacrificio e sovranità. Per me, a parte le cose che si dicono sugli onori di solito, però da un certo punto di vista è un onore, perché è un libro di 21 anni fa. È un libro di 21 anni fa. Sembra ancora. Da allora io non mi sono più occupato specificamente di questo libro, così a titolo di ulteriore onore oltre a quello fattomi. Non è stato tradotto in nessuna lingua, non è stato tradotto in inglese, visto che ha a che fare, come adesso spiegherò, con un testo shakespeariano.
parte da un testo shakespeariano, Love's Labour's Lost, Pene d'amor perdute, del 1594, almeno che va in scena nel 1594, e un brano del Spaccio della bestia trionfante di Giordano Bruno, che è del 1584. Si occupa, se Parigi va bene una messa, Londra va bene il sermone, è il secondo capitolo, pensavo di in qualche modo di utilizzare la scaletta. Si è tutto dedicato al problema dei rapporti tra religione e politica e quello che comporta il concetto di sovranità in questi anni, che sono gli anni della guerra di religione e sono gli anni della nascita del cosiddetto Stato assoluto. Naturalmente con una soluzione molto particolare, come vedremo. Bene, questo libro è stato tradotto in turco, come se in qualche modo quello che viene fuori su quello che caratterizza la storia dell'Europa in quegli anni, e cioè in qualche modo l'emancipazione della sovranità politica da quella dell'autorità religiosa, ovviamente in Turchia era ed è un problema attuale. Quindi, se non ha richiamato l'attenzione della stampa anglosassone, ha però richiamato l'attenzione di quella turca, perché questo problema, la presenza di un testo autoritativo rivelato che garantisce, ha uno statuto di legge i cui interpreti sono in qualche modo i mediatori, si ripropone nelle tre religioni rivelate. E quindi in questo libro, oltre adesso arrivo alla partenza, oltre che esplorare quello che succede in Europa, in qualche modo poi risale anche alla tradizione, all'averoismo, di cui, nonostante l'ermetismo, il nostro Giordano Bruno era profondamente intriso. E direttamente, con richiami espliciti non all'averroismo latino, ma alla destructionum di Averroè, dove Averroè cosa faceva? Reagiva al teologo, al Ghazzali, che aveva scritto La distruzione dei filosofi. E Averroè come risponde? Con la distruzione della distruzione dei filosofi. Perché questo problema di teologia e filosofia è una bella patata bollente che si ripropone nelle tre tradizioni. E quindi questo libro, da un certo punto di vista, parte, diciamo, da una parte innanzitutto da una assurdità, quella che Pratt dice un'assurdità senza paragoni nella storia delle letterature occidentali. Perché un teologo e un grammatico che si chiama Oloferne, come uno dei personaggi del Gargantua di Rabelais, disquisiscono in un indovinello sull'età di un cervo, una cosa che sembra delirante, dedicandoci molto attentamente verrà dimostrato che il cervo ha 3 anni. A 3 anni le corna di un cervo si triforcano, per cui un cervo di 3 anni ha 33 scritto in fronte. Bene, naturalmente, dopo aver stabilito in una cosa completamente grottesca questa età del cervo, c'è una scena quasi altrettanto assurda in cui, dopo aver stabilito l'età del cervo, questo Love's Labour's Lost, i personaggi principali hanno i nomi dei capi delle guerre civili francesi, cioè di quella che Burke ha chiamato la più lunga e la più terribile guerra di religione, guerra civile che mai nazione abbia mai patito. Questo fondo delle guerre civili è
forse in Italia, siccome non ci sono state le guerre civili di religione, non, ma in Francia un quarto della popolazione muore nelle guerre civili di religione, e questo qualcosa per l'Inghilterra è al di là del canale, cosicché la nascita del pensiero politico è costante, inglese è costantemente con l'esempio della Francia accanto, con la possibilità di uno spillover in qualsiasi momento. Se la famosa regina Elisabetta non si decide mai a sposarsi, è perché se sposa un cattolico ci potrebbe essere la rivolta dei protestanti, se sposa un protestante ci potrebbe essere la rivolta dei cattolici, e dunque non si sposa, però fa altre cose. Torniamo alla scena. Allora, dopo aver stabilito l'età del cervo, c'è una scena in cui la principessa dice: dov'è il boschetto dove devo giocare all'assassina? Questo giocare all'assassina è far la caccia, ed è cacciare e uccidere un cervo che abbiamo visto a 3 anni e a 33 scritto a lei di uccidere il cervo. Personalmente ne farebbe volentieri a meno, e tuttavia uccidendo un cervo si conquista onore, gloria, si diventa lords over the lords, signore dei propri signori, e infine si conquista la self sovereignty, la sovranità autonoma. Inframmezzata in questa scena assurda di caccia c'è una battuta su una eresia adatta ai tempi, che ha a che fare coi meriti. I meriti sono cattolici, e dunque una eresia cattolica adatta ai tempi. Questo è un va in scena nel 98 davanti a Natale, di fronte al corpo diplomatico riunito, il che vuol dire che c'era l'ambasciatore di Enrico IV. E dunque, cosa aveva fatto Enrico IV? Il titolo della cosa è: se Parigi val bene una messa, Londra val bene un sermone. Per conquistare e ridare la pace al regno compie una eresia adatta ai tempi, e questa eresia adatta ai tempi consiste nell'ascoltare una messa, non priva anche di precedenti umiliazioni, bastonature rituali per le eresie precedenti, e infine nel giro di pochi anni anche l'assassinio da parte di un allievo dei gesuiti. Bene, di fronte a queste allusioni all'eresia adatta ai tempi consistente nell'ascoltare una messa, ormai la data viene della commedia viene per forza messa dopo il 1593. Ma cosa fa la principessa ammazzando il cervo? È evidente che il cervo è il Cristo, e che quello che fa è un sacrificio, è il sacrificio del cervo. Una cosa dunque è ascoltare una messa, ma fare la messa, che il potere civile stesso si impadronisca della funzione sacerdotale e faccia quello che l'altro deve soltanto ascoltare, costituisce un livello di self-sovereignty, di sovranità autonoma, ben più alto. Siamo nel 1500, lo ripeto, 94, 98, così. Bene, ma questo modello sta anticipando di un bel po' quello che poi successivamente sarà il modello, in particolare di Hobbes, ma anche di Spinoza, i quali assolutamente sostengono e garantiscono che l'amministrazione dei sacramenti,
deve essere in mano al potere civile, altrimenti non si ha una sovranità autonoma. E dunque, altri dettagli su queste scene. Il problema è che questa scena è completamente parallela e usa gli stessi temi di una pagina dello Spaccio. Spaccio della bestia trionfante, 1584. Il secondo o il terzo dei cosiddetti dialoghi morali. Prima Bruno aveva scritto, sono due trilogie, una trilogia fisica in cui trova un nuovo universo e dunque una nuova idea di Dio, dei dialoghi morali che comprendono delle forti parti politiche, in particolare nello Spaccio è un'opera tutta politica e nella c'è una scena in cui si parla della dell'arte di essere boia di bestie selvatiche, in cui la macelleria delle bestie selvatiche viene paragonata a una conquista santissima, gli stessi temi. Non stupisce, perché uno degli adagia di Erasmo comparava la compunzione con cui si sacrificavano, con cui si facevano la caccia al cervo nelle monarchie, a un sacramento. Bene, in tutti e due i casi viene prospettato che il re si impadronisca di questa funzione. Il che vuol dire, naturalmente, per prima cosa, liberarsi dall'idea che questa funzione abbia qualcosa di metafisico, comprendere che è un qualcosa di politico e, a malincuore, torcendosi il naso, accondiscendere a questo qualcosa senza far la quale non è possibile conquistare una self-sovereignty. La parola è di eccezionale rilievo, usata proprio così, con autosovranità, che io mi ricordi ce n'è un solo esempio, è quando Galileo decide di lasciare lo studio di Padova perché non ne può più di fare altro che le 30 ore che fa lui, ne facevano molte di più, e gli viene offerto di dedicarsi alla pura ricerca. E non mi ricordo più quale amico, patrizio veneziano, dice sì, sta attento, però, perché l'autosovranità di cui gode la Repubblica Veneziana non so se la troverai altrove. E già che ci siamo, il libro spazia, diciamo, anche su altri territori, in particolare su Venezia, che è l'unico altro caso in cui la ricerca esplicita, perciò le teorizzazioni di Paolo Sarpi, di una sovranità autonoma in cui il potere civile governa il potere religioso, è uno dei temi fondanti della politica veneziana, con tanto di richiami alla tradizione cesaropapistico-bizantina e con dettagli tipo che la chiesa di San Marco, per esempio, non è la cattedrale, è la cappella privata del doge, e il doge entra dentro la chiesa di San Marco prima del patriarca e lo nomina, per cui c'erano delle attrattive fortissime, delle similarità fortissime, oltre che in tante altre cose, tra Venezia e l'Inghilterra. Quando si ha la grande crisi dell'interdetto, Paolo Sarpi e Micanzio vanno a lezione d'inglese da Bedel, il cappellano dell'ambasciatore Wotton, e sono pronti a fare una traduzione dei 39 articoli della fede anglicana, in cui uno, due, tre degli articoli garantiscono la suprema sovranità in materia di religione, il potere supremo, naturalmente l'atto di supremazia. Ma anche in quei 39 articoli è molto presente
il problema dell'amministrazione diretta dei sacramenti, perché nel mentre si afferma che si è superiore e ha la supremazia, non per questo si ammette che possa esercitare direttamente i sacramenti. Dunque, il libro, partendo da queste due scene che presentano un parallelismo evidente, una in Shakespeare, commedia in cui l'ambientazione è sulle guerre civili di religione e in cui ci sono questa scena assurda in cui c'è una macellazione sacra di un cervo con scritto 33 in fonte, che rappresenta, come dire, il fare quello che il pur sovrano Enrico IV aveva invece soltanto dovuto ascoltare, si muove così. Da un certo punto di vista analizza quale sarà il seguito di questa problematica, e questa problematica viene in maniera del tutto esplicita, dopo farò anche una citazione che vale la pena, è del tutto esplicita in Hobbes ed è del tutto esplicita in Spinoza. Quindi questo Bruno, ermetico, mago, eccetera, aveva delle idee, piuttosto, peraltro, quello che avrebbe fatto Enrico IV, Bruno, la brutta idea di venire in Italia nel 91 gli viene dall'idea che prevedeva che presto ci sarebbe stata una supremazia francese e quindi era possibile, lui voleva diventare capitano del Navarra, casomai dovesse avere successo. Quanto a quello che avrebbe fatto il Navarra, perché diciamo questa idea di un Bruno, Bruno ha delle intuizioni politiche, ecco qua, torna nel 91, ecco, agli inquisitori, proprio agli inquisitori veneti, era andato sperando in una cattedra anche prima di diventare capitano del Navarra, sperava anche in una cattedra di matematica, che è quella che invece va a Galileo. E nel 92 viene denunciato da Mocenigo e gli chiedono se avesse sempre ritenuto che il Navarra fosse calvinista ed eretico solo e soltanto per necessità di regnare, che se non professasse le eresie non avria chi lo seguitasse. Di conseguenza era probabile, tutto questo ho detto prima che lo facesse, che ottenendo lui pacifico il regno di Francia, una volta che avesse vinto la guerra di religione, avrebbe confermato gli ordini del re passato. E questo avvenne. Bene, allora abbiamo una scena in cui viene citato questo atto clamoroso che però ridà una pace alla Francia. Momentanea, perché poi non durerà, ma ridà una pace momentanea. Dunque il trionfo del cosiddetto partito dei politique, di cui molto si scrive, eccetera. Politique vuol dire praticamente un partito in cui ci si impegna a seguire gli ordini e a rispettare gli ordini dell'autorità civile, a prescindere dal fatto che sia riformata o non riformata. Di conseguenza, un cattolico politico sarà riconoscerà la sovranità anche a un sovrano non cattolico e viceversa, un protestante riconoscerà. Si può essere dei buoni fino a un certo punto, dei buoni, però poi naturalmente dei buoni protestanti politici, è difficile comunque essere veramente un buon protestante e anche essere veramente un buon cattolico se si considera, se si accetta questa opzione politica. Ma poi ci sono dei politici che non sono né protestanti né cattolici, in particolar modo Bruno, in cui la teorizzazione del dispuerascere, del
liberarsi dello svezzarsi delle consuetudini di cui si è nutriti fin dalla fanciullezza, delle consuetudini religiose, è fondamentale per l'educazione del re, perché solo un re che sia stato svezzato potrà gestire le faccende della politica in questo modo. Per questo ha tanta fiducia nel re Enrico IV, perché è evidente che Enrico di Navarra non era particolarmente un gran buon calvinista ai tempi in cui lo era, e neanche era un tale entusiasta cattolico dopo. E dunque non è un caso che sia l'unico sovrano che sia all'altezza dell'altro sovrano che viene magnificato in Bruno, che è Elisabetta stessa, la quale Elisabetta stessa è autrice di una politica ecclesiastica estremamente chiara, estremamente complicata da un certo punto di vista, perché sì, Parigi val bene una messa, ma la maggioranza in Inghilterra sono i protestanti, e ahimè i protestanti, col modello della supremazia, come c'è nel libro di Fox, in cui che era uno dei libri sui martiri protestanti che veniva esposti nelle chiese, le prime parole paragonavano la sovranità di Elisabetta alla sovranità di Costantino, un uomo inglese. Costantino, come nella tradizione cesaropapista dei bizantini, coltivata anche a Venezia, esercita la sua supremazia e nomina i vescovi, e questo fa Elisabetta. E dentro alla C di Costantino si vede Elisabetta che mette i piedi sopra la testa del Papa. Mette i piedi sopra la testa del Papa, ma ne eredita le funzioni, e cioè quella di nominare i vescovi. Ben più temibile l'opzione presbiteriana, in cui la sovranità viene al basso, per cui, come dirà Giacomo I, il modello calvinista si accorda con la monarchia come il diavolo con l'acqua santa. Lei riesce a imporre questo modello, ma al tempo stesso non può che tener conto della maggioranza protestante del paese. Ed ecco che, come nel modello calvinista, che è quello sbertucciato nel concetto di macelleria di Bruno, perché quell'idea di comparare i sacerdoti cattolici a dei macellai che macellano orrendamente ogni volta, è la critica che Calvino rivolge ai sacerdoti cattolici, perché di sacerdoti e di sacrificatori ce n'è uno solo, ed è Cristo. Da allora in poi non c'è più, non è possibile ripetere questo. Di conseguenza la messa cattolica è una macchinazione, un'impostura in cui i preti sacerdoti cattolici funzionano da macellai in quotidiani sacrifici. Bene, dunque nel modello anglicano, nel modello di Elisabetta, si ha questa doppia, deve tener conto, uno dei cattolici, che ovviamente non possono accettare questo modello, perché il regnante prende il posto del Papa, cesaropapismo, ma men che meno possono accettarla i calvinisti, per cui il modello di ambiguità che Elisabetta elabora nei 39 articoli è molto alto, ma anche molto efficace. Questi 39 articoli sarebbero stati la fonte di un'eventuale secessione di Venezia dopo l'interdetto.
in cui naturalmente c'era la supremazia della legge ecclesiastica sui preti che avevano combinato delle baracchelle, e su questo si sfonda la, anche nel caso di Sarpi, che a lungo è passato per un cosiddetto calvinista, appartiene senz'altro a quel genere particolare di politici che non sono né cattolici né calvinisti, perché dalla lettura dei pensieri medico-morali e dei pensieri privati abbiamo un livello di, diciamo, di distacco dalla religione e di utilizzazione politica della medesima che è altissimo. Dunque questo modello lo vediamo in Inghilterra, non così perfetto in Francia, perché in Francia bisogna ascoltare la messa, mentre invece da Shakespeare e da Bruno emanano delle visioni che poi verranno elaborate, non più in maniera grottesco-silenica, perché questo è lo stile. Lo stile è quello dei sileni, dei sileni di Alcibiade, di cui aveva parlato naturalmente Erasmo, e che godono di una... non sono molti quelli che praticano la scienza della comunicazione silenica. Senz'altro la pratica Bruno, dove ritorna varie volte i mimici, comici, istrionici sileni sotto i quali sta coperto e nascosto il tesoro della bontà e verità. Vale a dire che per le cose più difficili da dire e più importanti e anche più pericolose si va a scegliere delle scene grottesche che in qualsiasi momento possono essere, sono degli involucri. Il concetto di sileno di Alcibiade, che è uno degli adagi di Erasmo, naturalmente viene dal simposio di Platone, dove è Alcibiade che compara Socrate a un sileno, in particolare a quelle statuette che c'erano fuori dai tempi di Dioniso, dove c'erano le figure dei sileni deformi, e poi però c'avevano una cernieretta, li aprivi e veniva fuori la vera divinità. La vera divinità viene dunque nascosta, la vera, e naturalmente per dire la vera divinità, la cosa implicita è che qualcuno invece non conosce la vera divinità. Nel caso di Bruno, quelli che non conoscono la vera divinità è l'intero cristianesimo in quanto tale, perché fondando l'idea di natura sull'idea falsa aristotelica di natura che separa la natura da Dio, non possono che avere una concezione blasfema della divinità. Il loro Dio, che non crea un universo infinito, necessariamente infinito, secondo il principio di pienezza, che non si esaurisce completamente nella produzione di un'opera fisica altrettanto infinita e che diventa addirittura figlio unigenito di Dio, bene, questa è una concezione. Altre concezioni, per nascondere queste altre concezioni, una possibilità è quella dell'utilizzazione della forma grottesca. L'altro grande sommo utilizzatore della forma del sileno è naturalmente Rabelais, che di Erasmo era grande ammiratore e che nel prologo del Gargantua dice che la bestia più filosofa del mondo, come ha dimostrato Platone, Galeno, è il cane, perché il cane appena vede un osso, tac, che se lo molla, frum, lo spacca e tira fuori il midollo, che è la perfezione di natura. E così dovete fare anche voi, lettori, e se farete così, scoprirete dei misteri in quest'opera, che sembra così scalcagnata e grottesca, dei mister horrific che concernono l'està e la e nostra religione, lo Stato e la religione. Bene, in questo caso, sia nel caso di Shakespeare, sia nel caso di Bruno, abbiamo delle scene completamente grottesche, e quello che sta al cuore
è un mistero horrific concernente per l'appunto i rapporti tra lo Stato e la religione. Quanto problematico sia questo rapporto, viene forse, e volevo permettermi di citare un pezzo, naturalmente, diciamo, se in un modello politico in cui il testo sacro gode di un valore giuridico e quindi è proprio in senso ebraico Torah, una legge, o fiqh come nell'Islam, nella Sharia, il testo diventa una gigantesca, diciamo, armeria di cui bene, il modello, diciamo, dove per la prima volta emerge il problema del sacrificio è quel libro, il primo libro di Samuele, dove per la prima volta avviene un trapasso costituzionale. Perché? Perché nel regno di Israele governavano e governa Samuele, cioè un giudice e un profeta. Samuele ha conquistato la gestione della cosa piccola perché, parole del libro di Samuele, perché il Signore era con lui e gli parlava nottetempo. Samuele aveva comandato con successo il popolo di Israele durante la guerra contro i Filistei. In tarda età, però, sto riassumendo il libro di Samuele, egli aveva voluto associare all'autorità politica anche i suoi figli, cui il Signore non parlava, e che inoltre, a detta del popolo, ricevevano donativi e torcevano la giustizia. Allora, un'assemblea di anziani di Israele gli disse: «Costituisci a noi un re per giudicarci, come hanno tutte le nazioni». Ciò spiacque a Samuele, che, istruito dal Signore nottetempo, torna nell'assemblea e illustra al popolo quanto sarebbe stato gravoso essere governato da un re e non in qualche modo da Dio stesso, perché lui, essendo profeta che nottetempo parla con Dio, è come se governasse Dio stesso, perché nonostante il governo di Dio deve necessariamente parlare per qualcuno che incarna questo Dio. Samuele specifica quanto sarebbe stato gravoso il governo di un re. Ma nonostante gli ammoniamenti divini, il popolo ricusa e dice: no, voi vogliamo avere sopra di noi un re. Di conseguenza, a questa ferma posizione dell'assemblea del popolo, il Signore disse a Samuele di ubbidire al popolo. Vale a dire che nottetempo Dio dice a Samuele che conviene a Samuele obbedire al popolo e costituire un re per la prima volta, la nascita della regalità. Chi sceglie Saul? E chi sceglie Samuele? Saul. In base a quali motivi? Perché era il più bello dei figli di Israele e dalle spalle in su più alto di tutto il popolo. Ma compie un gesto che rimarrà di un'importanza fondamentale. Lo unge e dunque lo costituisce re di Israele. Naturalmente questa unzione di Saul da parte di Samuele diventa il modello di tutte le unzioni successive, le ampolle di San Clodoveo, dell'unzione. Questa è dunque la fonte e il modello di tutte le unzioni e consacrazioni della regalità cristiana occidentale, da Pipino unto a Saint-Denis da Stefano II nel 754 in poi.
quanto dall'esempio biblico sembra discendere con abbastanza chiarezza che l'istituzione della regalità umana in Israele era dipesa esclusivamente dalla consacrazione sacerdotale, Hobbes, che esamina ed analizza in maniera veramente notevole questo passo, Hobbes sarà in grado di trarne conseguenze completamente diverse nel Leviatano. Mentre durante il periodo dei giudici e dei profeti e di Samuele, ogni citazione di Hobbes, ogni autorità in fatto sia di religione sia di politica risiedeva nel sommo sacerdote, secondo Hobbes, dopo l'istituzione della regalità, essa apparteneva al re. Infatti, quando dissero a Samuele: facci un re che ci giudichi, come accade a tutte le nazioni, gli israeliti intendevano significare che non volevano più essere governati dai comandi loro imposti dal sacerdote in nome di Dio, ma da qualcuno che li comandasse nella stessa maniera nella quale erano state comandate tutte le altre nazioni. Di conseguenza, deponendo il sommo sacerdote da quella autorità regale, deposero Dio da quel governo peculiare. Dio tuttavia acconsentì, dicendo, versetto 7, a Samuele: dà ascolto alla voce del popolo in tutto ciò che esso ti dirà, perché non ha rigettato te, ma ha rigettato me Dio, affinché io non regni su di esso. Avendo dunque rigettato Dio, in virtù del cui diritto i sacerdoti governavano, non fu lasciata a questi ultimi alcuna autorità se non quella che piacque al re di concedere loro. Di conseguenza, quello stesso passo che serve per il concetto di unzione e per il concetto di costituire serve per la deposizione del governo di Dio col consenso di Dio. Il Dio potrà e sicuramente tornerà ad essere l'unico governo della terra, ma dopo il second coming, dopo il secondo avvento e dopo la rivelazione di un nuovo cielo e di una nuova terra. Allora Cristo governerà e sarà giudice, ma fino ad allora la sovranità è stata trasferita a qualcun altro. La deposizione di Dio e dei suoi sacerdoti è giuridicamente vincolante, perché la sovranità sul popolo, che prima risiedeva in Dio e subito sotto di lui nel sommo sacerdote come suo reggente in terra, fu respinta dal popolo col consenso di Dio stesso. Ed ecco che in questa meravigliosa armeria, se si trova un esegeta a livello di Hobbes, quello stesso passo serve a creare un modello alternativo. Un modello alternativo che forse troppo spesso ci si dimentica non è soltanto quella della famigerata monarca assoluto, perché quella sovranità assoluta che viene conquistata deponendo Dio e il reggente di Dio è pronta per essere consegnata, intanto emerge dall'assemblea del popolo ed è pronta ad essere consegnata indifferentemente a un monarca o a un'assemblea sovrana. E dunque è solo la teorizzazione della sovranità assoluta della monarchia che poi permette ai parlamenti di essere autenticamente sovrani. E dunque sono temi assolutamente da. Ma che gioco, cosa svolge il ruolo del sacrificio è ancora più evidente in quello che succede successivamente. Dopo 2 anni di sovranità e di guerra coi Filistei, una sovranità che gli è stata conferita attraverso l'unzione, Saul si trova un giorno militarmente alle strette e senza la presenza di Samuele per ottenere aiuti dal Signore.
e cioè senza che ci fosse un sacerdote in grado di entrare direttamente in rapporto con Dio e di impetrarne l'aiuto, e cioè che compia dei sacrifici che richiamino l'attenzione di Dio, perché in quel momento particolare della guerra con i Filistei Samuele è scomparso. È scomparso, ma promette di tornare. Libro di Samuele. Saul attese 7 giorni, tempo fissato da Samuele, e Samuele non era venuto. Allora, poiché l'esercito si andava disperdendo, perché non c'era un'autorità superiore che lo tenesse compatto, che cosa decide? Saul, per ottenere aiuti dal Signore e mantenere compatto l'esercito, decise di compiere un sacrificio lui stesso e immolò l'olocausto con le proprie mani. Ma ecco, Samuele, tosto che ebbe terminato di immolare l'olocausto, Samuele giunse e gli disse: che cosa facesti? Ti sei permesso tu, che io ho costituito re, di compiere quel sacrificio che è solo e soltanto nella mano dei sacerdoti? E dunque lo maledisse e profetizzò che il suo regno non sarebbe durato. E così fu, perché in una guerra immediatamente successiva Samuele dichiara che Dio gli ha detto che gli israeliti devono massacrare tutti quanti i loro nemici fino all'ultimo uomo. Gli amalechiti, in questo caso sono gli amalechiti, devi sterminare uomini, donne, bambini e bestie senza eccezione alcuna. Saul li stermina, ma lascia vivo il re e il bestiame migliore. Allora il Signore parla a Samuele e dice: sono pentito di averti costituito re, perché io Dio di aver permesso che Dio, perché si è scostato dal seguirmi e non mi ha obbedito. Allora Samuele procede ad uccidere il figlio del re che Saul non aveva ucciso, parte nottetempo per Betlemme dopo aver riempito un corno di olio e unge David, e dunque toglie la sovranità, è la prima deposizione. Su questo, naturalmente, la prima cosa che succede cos'è? Una guerra civile tra Saul. Sulle basi di questi precedenti biblici, che sono vincolanti e che sono giuridicamente, non possono non esserlo, fino a che quel testo è un'armeria teologico-politica, bene, Spinoza ritiene che sia il modello più inadatto in assoluto per costituire una forma politica che garantisca la pace, perché come Hobbes il primo nemico, e per questo scrive il trattato teologico-politico, è l'eccessiva arroganza e l'eccessivo potere che nella Olanda calvinista è dotata il clero calvinista. L'intero trattato teologico-politico è dedicato alla possibile istituzione di un regno liberale in cui il potere emerga dal basso, cosa che gli ebrei, essendo un popolo abituato alla schiavitù, non aveva avuto modo di approfondire, ma che altri invece avevano approfondito, certo non all'interno della tradizione cristiana, che conosceva soltanto queste due versioni, la versione cattolica e la versione calvinista. La versione cattolica poteva essere più utilizzabile politicamente, perché una volta che sbattevi fuori il Papa e prendevi il suo posto, nominavi i vescovi e dominavi la Chiesa. Ma nell'altro caso, per cui, bene, di questo, dunque, voi vedete, nel primissimo esempio della costituzione, dell'unzione di un re, che gioco, che rilievo abbia il sacrificio. Naturalmente, per essere ferrati in questa materia non era
particolarmente difficile, perché sia da parte protestante sia da parte cattolica era un costante richiamarsi a questo per giustificare la legittimità dell'uccisione del re, che non fosse della persuasione religiosa o di uno o dell'altro, perché il bene supremo dell'uomo è la vita eterna, e se tu ti sbagli di religione non garantisci la vita eterna. Di conseguenza, per un protestante, un vero, un serio protestante, un re cattolico è un tiranno. Perché? Perché impedisce all'uomo l'unica vera felicità, e dunque è legittimo ed è doveroso la sua uccisione. E queste stesse argomentazioni identiche sono ripetute da parte calvinista, ragion per cui il famoso diritto divino dei re si elabora a specchio su questo attacco concentrico protestante e cattolico, in modo da avere un, diciamo, il diritto divino dei nemici dei re, perché così li definisce. In Inghilterra abbiamo un re che scrive trattati, dottissimi trattati interi sul diritto divino. Tutti gli opuscoli, non esisteva un altro linguaggio che non fosse quello teologico per fare un discorso politico. Dovevi per forza richiamarti a Sisera che gli pianta un chiodo qua, a quell'altro che fa fuori. Tutto viene sempre legittimato con esempi biblici. E dunque, perché no, Oloferne con... Il livello ovviamente di conoscenza a noi può sembrare, comunque diciamo questo sottofondo, di guerra civile che può spillover immediato, che può scoppiare in qualsiasi momento, la necessità avvertita dai re di tirarsi fuori dalla doppia morsa dell'attacco calvinista e cattolico, giustifica la pregnanza di questa tematica, che è in assoluto la tematica più importante politica in cui riemerge proprio in questi anni massicciamente tutti i temi medievali della guerra tra l'impero e il papà. Non c'è un tema, questi temi sono stati stupendamente studiati da un grande studioso americano che si chiama McIlwain, che è anche l'editor delle opere di Giacomo I, e che associa una conoscenza dettagliata della politica inglese con una, un eccellente studioso, McIlwain. Il problema di questa tematica, dunque, fino a che rimane fondamentale. Non la politica rimane un accessorio della religione, o perlomeno non può esprimersi in nessun altro modo che attraverso esempi e delle semplificazioni religiose. Di questo qualcosa il regnante si trova, questi due grandi regnanti, diciamo la verità, nessuno degli altri successivi o precedenti è a quel livello, perché in questo momento di particolare difficoltà la Francia si trova un Enrico IV e l'Inghilterra si trova una Elisabetta, e mi sono un attimo perso. Questo modello di assunzione di questa supremazia, che può sembrare tirannica, l'obbligatorietà di fare, eppure Elisabetta è anche la prima che dice che a lei non importa che il suo popolo quale opinione abbia dei diversi articoli di fede, a lei interessa che obbediscano alle ingiunzioni dei 39 articoli, e per il resto, come lei stessa disse, non intendo aprire finestre nei petti del mio popolo. E dunque il popolo è in qualche modo legittimato a non credere in alcun modo a quello che al contempo rispetta e che rispetterà, perché senza rispettare quello non c'è una possibile convivenza civile, ma che non è in alcun modo
tutte tematiche che poi tornano nel capitolo sui miracoli di Hobbes, il quale naturalmente non avrebbe, scrive quello che scrive, il famoso stato di natura è così, è un'invenzione, è lo stato della guerra civile, ed è sul quando finalmente scoppia quella guerra civile che appresta questa nuova sovranità in cui tutto viene dimostrato quasi more geometrico da una parte, e cioè seguendo la pura ragione, e dall'altra con le sue meravigliose facoltà esegetiche, in cui riesce a ottenere gli stessi risultati analizzando il libro di Samuel o discorrendo politicamente quasi more geometrico. E non sarete voi che avete bisogno di conoscere quali diretta filiazione ci sia tra Hobbes e Spinoza. Bene, questo modello è anticipato in due scene completamente grottesche che appartengono al genere dei Sileni di Alcibia, degli ossi da spaccare, che però è un genere di significazione straordinariamente interessante. Nessuno ha dei problemi a riconoscere l'esistenza di questo genere di significazioni, perché ecco, così dice Rabelais. Ma Rabelais, dopo aver detto che, lettore, mastica bene perché vedrai che trovi dei misteri orific sull'està e nostra religion, va avanti, dice: ma dai, ma se fai così diventi ridicolo come quei frati che pensano di scoprire i sacramenti della nostra religione nei loro ovidi moralizzati. Fatti una risata e basta. Ciao, saluti al tuo cervo caseiform, vai col tuo cervello di formaggio. E dunque irride ulteriormente. Ma una cosa è la presenza teoretica di questa cosa, un'altra è trovarsi di fronte effettivamente a un testo silenico. È una vera sfida, ed è deliberata. L'origine naturalmente è Socrate, e quindi non può essere altro che pedagogica, perché ti nel pensare, come io mi sono buttato a capofitto a decifrare l'indovinello, la scena, ma davvero, ma non è ridicolo? Ma non è ridicolo pretendere di scoprire delle cose? Sì, certo che corri il rischio di renderti ridicolo, ma come Bruno stesso dice, è ancora più ridicolo non scoprirlo se poi in realtà il mistero c'è. Di conseguenza, la significazione grottesca, la significazione silenica ha un valore pedagogico fondamentale, e a non altro tende che a soppiantare l'autorità. Non ti puoi affidare all'autorità e devi ricorrere i rischi in prima persona. E il primo rischio, naturalmente, è quello di rendersi ridicolo. Bene, ho parlato anche. ho straparlato io. C'è qualche cosa che ti. Così che ti. Diciamo una questione da porre subito, e secondo me che cosa fa sì che cade la necessità del velo del grottesco? Cioè, mi sente? Ok, qual è l'evento o gli eventi che fanno sì che cada la necessità di utilizzare un linguaggio silenico? Un linguaggio che possa essere grottesco, perché, come dire, da Bruno Shakespeare a Hobbes, non ha nulla di silenzio, no. Cioè, nel senso, nel passaggio da quelli a Hobbes cade il velo del linguaggio del nascondimento. Allora, uno, perché per lo stesso motivo per cui non esiste più il problema della censura e della bestemmia al livello che esiste se il testo autoritativo è un testo sacro. Comunque, l'ultimo grande erede dello stile silenico è Swift. È Swift.
Dopo di allora è un qualcosa che decade completamente, non esiste più, ma non esiste più la necessità del nascondimento, perché in fondo si può dire quello, però prima deve essere cambiato il modello della sovranità, e cioè la sovranità non deve più venire dall'alto, da Dio che si rivela, che ha un testo, con il problema dell'interpretazione di te, no, viene dal basso. Allora, su quel testo, grosso modo, cercando di non strafare, ma insomma puoi dire un po' quello che vuoi, e quindi funziona fino a che la necessità di questa significazione grottesca funziona soltanto in genere, in particolare in Inghilterra c'è un nonostante il fatto che produca un che abbia prodotto un Swift successivamente, siccome viene una certa libertà di pensiero viene garantita, non si può dire che l'orecchio inglese, mentre l'orecchio cattolico, l'orecchio italiano o l'orecchio francese ha mantenuto una certa vivezza inquisitoriale per la presenza di certi artifici stilistici di genere libertino, è molto difficile trovare un buon libro anglosassone sul libertinismo. E il fatto, per esempio, del clamoroso successo dell'interpretazione della Yeats è dovuta alla, che interpreta, come noto, Bruno come un mago ermetico, ma proprio non ce l'ha nell'orecchio le canagliate di sto ex frate. È difficile che un italiano proprio non senta niente quando ti dà dei calcioni sotto. Lei non li sente, è solo il viaggio, scambia l'autoritratto di Bruno in veste di Epicuro di Lucrezio che rompe i flammanti ameria mondi, disse questo è il viaggio gnostico del mago gnostico. Ma quale mago gnostico? Oh, quello è il de rerum natura. Torna e insegna agli uomini a far cosa? Che esistono delle leggi inviolabili. E a mettersi sotto i piedi la religione, per cui trionfiamo su quello che prima trionfava su di noi. Beh, grazie davvero al professor Sacerdoti per questa lezione. Io aprirei immediatamente le domande, se le curiosità, se ce ne sono, prima di approfittare nel caso io stesso. Prego. Un'illustrazione così approfondita di un problema così complesso. Lei ha parlato molto di Israele, del regno di Israele. Sì. Circola in rete un video storico di Alessandro Barbero, il quale sostiene, prego, un video storico di Alessandro Barbero, sì, il quale sostiene che non è mai esistito il regno di Israele. A questa affermazione di Barbero hanno risposto studiosi Elena Lea Bartolini, Marco Cassutto, Morselli, tutti questi soggetti insegnano storia dell'antichità, ebraismo, insomma sono tutti accademici, colleghi su università eccetera, i quali dice sta circolando sul web un video storico nel quale si afferma che il regno di Israele non è mai esistito. Affermazione sorpresa, invece tutta una discussione che dimostra che è esistito. Fatta questa domanda, su questa querella tra questo personaggio onnipresente che è Barbero, sì, e la smentita di accademici importantissimi delle varie università che dicono Barbero è una cazzata, lei cosa pensa? Spero che lei dica che Barbero è una cazzata, e lo detesto. Il libro di Samuele fa parte o no? Ci sono due libri su i re e mio Dio, diciamo, non vedo come ci sono abbastanza documentati. Se ci sono altre domande da parte, no, dico, mi sembra appunto che ci siano abbastanza
basi documentali anche senza, voglio dire, ci sono i libri della Bibbia dove si parla di questo, che poi si possono, abbiamo visto, interpretare in maniere più svariate, ma esistono due libri, i Re 1, Re 2, esiste Samuele, Cronache, e viva Dio, non si parla d'altro. Una buona parte della Bibbia è un testo politico, è di incomparabile realismo, se così si può dire. Quindi il problema della regalità in Israele esiste, oppure si è sbagliato perfino Hobbes. E come si può spiegare che una persona così, che c'è un buon giorno, se ne esce con questa frase, non è mai esistito, come si spiega? No. Beh, non so, prima vorrei leggere cosa ha detto. Guarderò. Grazie. Non so se ci sono questioni dei borsisti, altrimenti approfitterei intanto io per porre una... Prego, venga. Innanzitutto la ringrazio perché... tema che ci ha portato interessantissimo. Io avevo solo una curiosità in realtà che mi è stata stimolata dal appunto dal suo discorso. Penso al caso, lei stesso l'ha paragonato, no? Al caso storico che vive la monarchia francese negli stessi anni in cui Elisabetta attua questa trasformazione, questa interpretazione del potere regio in un modo completamente diverso e completamente per certi versi no, abbiamo visto un'interpretazione molto più radicale del potere, che cerca chiaramente di districarsi come un ibrido all'interno di fazioni contrapposte, soprattutto dal punto di vista religioso. Ora, quello che pensavo, no, il tentativo da parte della monarchia francese, che poi si affermerà col gallicanesimo, no, secondo lei, lancio una provocazione, è da intendere come un compromesso al ribasso rispetto a quelle che potevano essere le legittime ambizioni della monarchia francese? Intendo dire, se quello che ha fatto Elisabetta prima in Inghilterra per sottrarsi da questa questione delle guerre della religione può essere l'obiettivo finale, l'optimum, nel caso francese il tentativo di districarsi non riuscito e quindi di immaginare una chiesa nazionale però con tutto l'apparato cattolico preservato è un compromesso al ribasso oppure una specificità tipica di quell'ambiente? Dunque, una cosa, sì, il gallicanesimo esiste allora, esiste anche prima, è un compromesso al ribasso. Intanto per cominciare, voglio dire, la Francia è lì, è cristianissima in un modo che l'Inghilterra non è, determina quanti papi inglesi ci sono, il partito francese determina il papato, non si può darsi la zappa sui piedi completamente. Con l'altro, in più, la povera Elisabetta se l'è ereditato da Enrico VIII per tutt'altri motivi, questo gesto così radicale poi viene interpretato politicamente, ma all'inizio è veramente anche solo soltanto per risolvere i problemi personali di Enrico VIII. Quindi la supremazia c'è già stata, dopodiché lei la riafferma in questo complicatissimo sistema in cui bisogna un po' compiacere a quelli, un po' compiacere, e non può compiacere a nessuno, perché quale cattolico può accettare che prendi il posto del Papa e quale protestante può permettere che tu ti comporti come si comportano quei macellai dei sacerdoti cattolici nel modello. Quindi il modello di compromesso è enorme, con una, vabbè, insomma, era una grande politica, poco a fare. L'opposto risulta, cosa succede se sei veramente un buon cattolico? Maria la Sanguinaria, Bloody Mary, che ha lasciato un bel eredità, però dal punto di vista politico è così. Grazie a te. Altre domande? Intanto diciamo che c'è questo momento di riflessione, ne approfitto io per portare ancora una questione al professore. Bruno, nel De Vinculis parla del vincolo dell'immaginazione, sì, e di come l'opinione del bene sia molto più efficace, vincolare del bene effettivo, l'opinione della verità sia molto più forte,
l'immagine degli inferi sia un'immagine che è efficace per legare la psicologia dei credenti molto più di un inferno, reale. Le chiedo, non sta anche, come dire, in questa capacità di esercitare il legame dell'immaginazione una forma di sovranità che la Chiesa, come dire, calvinista o cattolica, esercita al di sopra del potere politico, e l'inversione avviene su questa, in questa dimensione, quindi il rito del sacrificio è un rito assolutamente, ma è come anche quando Hobbes parla degli spiriti, è la creazione dell'immaginazione degli spiriti invisibili con cui si governa, perché è quello che determina cioè, non sono certo le argomentazioni razionali, no, questo l'hanno capito ma da stramò, voglio dire. Quindi anche lì c'è una delle opere magiche, sì, ma questa è magia politica, ma la magia politica è la magia della propaganda, voglio dire, perfino la parola è stata inventata, no, qua siamo a Napoli, ma insomma, che si governi attraverso la manipolazione dell'immaginazione è un dato di fatto, che era molto... molto articolato e molto pensato, perché per molti poi non si pone nello stesso Bruno, nello spaccio così politico, e che fai? Facciamo fuori Orione che è calvinista, ma che fai col centauro, con chi non lo lasci lì fino a che ci pensiamo, ma hai voglia a pensarci, perché con cosa lo sostituisci? Con cosa lo sostituisci? È possibile sostituirlo cambiando di modello, però quel livello di manipolazione dell'immaginazione non c'è più, non a caso, voglio dire, prendiamo le bandiere, non esiste più un simbolo politico che sia vincolante come lo è quello prodotto dall'immaginazione religiosa, neanche uno, questo è un problema. Cioè, siamo già nella teologia politica, in questo senso è pieno uso della teologia politica. Io direi di sì, sì. Io direi di sì, ma insomma ma e chi è che non ha usato la teologia politica? È un problema eterno, cioè, i romani lo hanno strausato, non diciamo appena poi i romani, cioè Costantino, hanno pensato bene di cristianizzare, è il trionfo, cioè, cioè il Cristo Pantocrator con le robe in mano, che poi è praticamente Hobbes, cioè sono il posto di Cristo, di nuovo c'è Sorano. Quindi sono problemi, diciamo, che tendono a riparare. Quello che c'è di se mi permette, così, che almeno ha chiarito me, è che andando indietro, andando soprattutto al Medioevo, c'è questo spirito di geometria fantastico, per cui poi le mosse non sono infinite. Le mosse non sono infinite, e così come di fronte alla presenza di un blocco filosofico che non è quello religioso, il problema delle tre religioni è fantastico. Nell'Europa latina, nell'Europa cristiana, si accetta la presenza della filosofia, ma deve diventare ancella. Quando invece nel modello Maimonide, che si fa carico del peso della classicità per gli ebrei, e in Averè che si fa carico per gli islamici, la separazione è netta, ma la filosofia non viene più insegnata, diventa un esercizio esoterico soltanto per... Allora, in Europa hai il professor Pomponazzi a Bologna che fa una lezione di un'ora su Aristotele, vero, non ancellizzato, diciamo, con tanto di mortalità dell'anima e eternità del mondo, e poi negli ultimi 10 secondi si alza e dice: sed commentator est maledictus, non credatis, non è il commentatore maledetto, non credeteli, ci vediamo la prossima volta. E quindi attraverso questo ma è, e invece l'insegnamento della filosofia rimane. La filosofia non deve, tende semmai, ma tutto nella testa, in immaginazione, a trasformare in
ancella la religione. Il vero scopo della religione sarebbe di fornire immagini che hanno a che fare con la facoltà poetica, eccetera, ma il cui nucleo deve essere sempre determinato dal filosofo. Chi il filosofo determina cosa? Poi, se è dotato, come sono i profeti, di spirito poetico, creano immagini che vincolano, cosa che il filosofo non può. È affascinante Al-Farabi, e questa è l'altra. Però non si popolarizza, non diventa un... con gli esiti qui anche questo, così, insomma, spostarsi, ecco. Innanzitutto ringrazio anch'io, come il collega, della bellissima lezione in cui abbiamo alla fine snocciolato e anche citato un po' tutta la complessità del problema teologico-politico tra il sacro e il profano. Abbiamo alla fine, appunto, come ha potuto anche tranquillamente delineare lei, tutto parte, diciamo, anche dalla riflessione ebraica, da Samuele, Davide, problema di Sau, Davide, e poi tutta l'aspettativa messianica che poi si crea, si viene tutta montata poi sul Messia, essenzialmente, se assumiamo già gli inizi dei Vangeli, nel momento in cui noi leggiamo Gesù discendente di Davide, con tutte le generazioni elencate. Non adesso, per non, come dire, esagerare all'eccesso il ragionamento teologico politico, però il problema risulta essere anche quello, e per, come dire, l'ebreo di fondamentale importanza, la storia d'altronde per loro riveste una grandissima importanza. Esattamente, io non l'ho citato perché ho avuto, come dire, il piacere di fare un lavoro di tesi magistrale sulla lettura teologico-politica di Paolo, e la professoressa Elettra Stivilli poi ha dedicato i propri studi a questa figura, quindi per questo ci penserò domani, immagino. Io in realtà volevo rivolgere un'altra domanda, fatto un po' una digressione forse un po' superflua, però volevo spostarmi su un altro autore, dal momento che lei è professore di letteratura inglese, da come è stato presentato, ovvero su John Milton e sul Paradiso Perduto di John Milton, se fosse possibile anche iscriverlo. Io immagino di sì, perché penso che le letture siano possibili, considerando anche la conclusione, il dialogo tra Adamo e l'Arcangelo, se fosse possibile iscrivere all'interno di questo orizzonte ermeneutico anche un testo come quello. Le sue posizioni sulla censura, come uno reagisce al suo Satana, eccetera, è evidente che ci sono, però non me la sento di, non l'ho mai studiato autenticamente, per cui non, però senz'altro, e ce ne sono di studi su questo, Patterson, beh, ce ne sono tanti. Va bene, grazie. Mi spiace di non che Milton No, se ci sono altre domande, prego. Si sente? Sì. Innanzitutto grazie per la lezione di oggi. Io avrei una domanda sul carattere conflittuale strettamente legato al concetto di teologia politica, soprattutto nel periodo della modernità. Mi sembra che la teologia politica, al posto di unificare e giustificare il potere e anche la sovranità, metta questo in discussione, facendo quindi cadere la società in una guerra ideologica e alla fine, appunto, parcellizzandola. E secondo me è appunto un esempio le guerre di religione in tutto il Cinquecento. E poi avrei anche un'altra domanda, che è più una curiosità, su appunto le scene, i personaggi silenici, misterici in Shakespeare. Grazie.
sei più spudorato utilizzatore. Intanto ha a sua disposizione la figura del full, no? Per cui per esempio in Antonio e Cleopatra, che è un dramma le cui prime parole sono overflow the measure, Antonio e Cleopatra si presentano in scena e dicono queste quattro battute. If it be love indeed, dice Cleopatra, tell me how much. Se amore veramente, dimmi quanto è grande. E l'altro risponde, a beggary in the love that can be reckoned. Un amore misurabile è un amore miserabile. I'll set a bone how far to be beloved. Io voglio che tu stabilisca il born fino al quale sono amata. Then must thou needs find out new heaven, new earth. E allora devi per forza scoprire un nuovo cielo e una nuova terra. La scena è grottesca perché Antonio è ridotto allo zimbello, come è stato chiamato, lo zimbello di una sgualdrina. Ma quei quattro versi, se bisogna trovare un nuovo cielo, che peraltro è una citazione del versetto 21 dell'Apocalisse, e vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima non c'erano più, perché bisogna scoprirlo? Perché tutto quello che è misurabile è miserabile. Quindi bisogna scoprire un nuovo universo che sia infinito. Col che scopri che l'universo finito, che è l'universo aristotelico cristiano, è un universo miserabile, e che il Dio di cui parlano i teologi coltivano un'idea di un Dio miserabile, che è necessariamente o geloso o invidioso della natura o impotente, eccetera. Bene, in questa prima scena, con questa scena grottesca, viene da là. Dopodiché c'è una scena in cui alla lettera si celebrano i baccanali, perché lì in quella scena si trova un nuovo cielo. Poi c'è un'intera scena dedicata alla nuova terra. Si beve, si beve, si beve, e a un certo momento si dice: celebriamo i baccanali egiziani? Sì, ok, mettetevi tutto in tondo, e cominciano a girare in tondo, cantano una canzone a Bacco con un ritornello violentissimo che dice: Kappa still the world go round, Kappa still the world go round, che vuol dire, e non può che voler dire, due cose ad libitum. Delle persone che circolano cantando una canzone sono alla lettera dei sileni. Bene, Kappa still the world go round può voler dire: facci bere finché il mondo, che non gira, è visto girare, perché siamo imbriachi e ci gira la testa. Oppure, facci bere finché il mondo, che gira anche se sembra star fermo, sia visto girare come gira in realtà. Nel primo caso abbiamo esattamente la battuta che fece un dottore calvinista, successivamente arcivescovo di Canterbury, quando nell'83 Bruno fece una lezione di astronomia in cui tentò di far stare in piedi il Copernico, mentre dice che il mondo gira, mentre era la sua testa che girava e il suo cervello che non stava fermo. Beh, questo più silenico di così, un segreto della natura, come viene chiamato, la natura viene chiamata Nature's Infinite Book of Secrecy, l'infinito libro di segreti della natura. Beh, in quegli anni c'erano due grandi segreti della natura: l'infinitudine dell'universo e la mobilità della Terra, e tutte e due vengono comunicate in maniera silenica e grottesca, e bombardati nei nostri orecchi, perché, come dirà lo stesso Galileo, bisogna ancora, non riesco a trovare un limite alla mia mediazione per il Copernico, nel quale poté la ragione far tanta violenza ai sensi. Beh, la violenza ai sensi è nel volume per il quale si usano immagini dell'artiglieria, con cui viene sparata nelle orecchie degli spettatori una canzoncina che può essere interpretata as you like it. In un caso accedi a uno dei segreti e nell'altro no. Yalla, avanti.
Mi sono dimenticato la teologia politica, ma è double fast, perché voglio dire, il praticare la teologia politica, tutto sta, sai cosa, che io, il problema è che fino a un certo momento ha funzionato, a un certo momento non ha più funzionato. Nel momento in cui non ha più funzionato, che succede con le guerre di religione, persone come Bruno si chiedono ma che motivo c'è di, che motivo c'è di andare avanti. L'abbiamo, è tollerabile non dire la verità, eccetera, se questo almeno produce una comunità. Ma se invece proprio questo, ma è la stessa forza per la quale la religione può tenere coesi, per la stessa forza può invertirsi di polo e diventare la ragione della disgregazione. Lo dice esplicitamente Bruno. Quella stessa forza improvvisamente può mutare polarità. Prima teneva e poi disgrega. Ok. Altre domande? Grazie della sua lezione. Lei ha parlato della interpretazione diversa della Bibbia da parte dei protestanti e dei cattolici. Allora, la esegesi critica comincia con i protestanti, giusto? Allora, a questo punto, di quali cattolici e di quali interpreti cattolici lei parlava? Allora, io non credo di aver parlato di questo. Io dico che nell'armamentario, nell'immaginazione biblica, i racconti biblici vengono usati in come precedenti di opzioni politiche, sì, come nel caso. Questo lo fanno sia i protestanti che i cattolici. Però Richard Simon, che mi risulti, è cattolico, e che è il primo da un certo punto di vista. Ma poi io ho parlato di Hobbes, che non è né protestante né cattolico, e ho parlato di Spinoza, che non è né protestante né cattolico e neanche ebreo dal punto di vista religioso. Quindi non ho affrontato il problema dell'esegesi. Forse certo, ho sopravvalutato questa sua osservazione quando lei ha parlato su l'interpretazione proprio del Vecchio Testamento. Sì, ma io facevo l'esempio specifico di come Hobbes riesca a tirar fuori da quell'esempio che dovrebbe dimostrare che io ti ho dato e io te la torno quando voglio, dimostra il contrario. Ma certo non è un'interpretazione che sia né cattolica né protestante, perché l'idea di deporre Dio col consenso di Dio può venire fuori soltanto a un ateo come era Hobbes. Tutto lì. No. Altre domande? Ne approfitto magari, non so se ci sono domande anche da chi ci sta seguendo online, forse vediamo un attimo. Un messaggio di ringraziamento e di saluti. Una curiosità davvero, cioè che in realtà è più forse una constatazione, è il percorso di Bruno in Europa, che sembra seguire le tracce nei suoi spostamenti e nei circoli intellettuali e politici che frequenta. Quindi a Ginevra già, come dire, frequenta persone che leggono Machiavelli, a Parigi Corbinelli, il circolo dei politique, quindi un'idea ovviamente di è tacito di, sta, come dire, di il potere politico come che cerca di autonomizzarsi rispetto alla religione, tanto la cattolica quanto la riformata. A Londra lo stesso, e soprattutto la circolazione di Machiavelli all'interno di quegli stessi ambienti. Non è una vera domanda, come dire, più forse una constatazione di personaggi e di contesti, di circuiti intellettuali e politici che si ritrovano.
assorbe tutto questo Bruno e lo rielabora sotto forma di un linguaggio che appunto è un linguaggio fatto di grottesco, di nascondimento, di immagini che gli sono necessarie per comunicare qualcosa che non può essere detto in maniera totalmente esplicita. E ci sono le tracce di una riflessione politica moderna sulla sovranità all'interno di un contesto europeo. Mi viene da pensare, come dire, in qualche modo quello che è il confine che storiograficamente viene posto della modernità, cioè della modernità politica, appunto, a partire da Hobbes, poi Spinoza, eccetera. In realtà noi tanti di questi elementi li possiamo in qualche modo retrodatare, osservare già all'interno del contesto del secondo Cinquecento, che è un contesto totalmente conflittuale. Questo senza alcun dubbio. Questo contesto nasce con le guerre civili, insomma, il pensiero politico inglese ben prima di Hobbes è tutta una riflessione sul quanto poi mi sono dimenticato cosa hai chiesto. I circuiti intellettuali. Sì, no, voglio dire, io penso comunque che l'essere vissuto in Inghilterra abbia contato moltissimo dal punto di vista politico, perché no, quel pezzo sulla macelleria non l'avrebbe scritto da nessuno, né ha mai più scritto qualcosa come lo spaccio, è soltanto in Inghilterra che l'ha fatto. Si lamenterà nella cena delle ceneri, ma guarda come mi trattano sti cafoni aristotelici inglesi, perfino non mi hanno dato neanche una candela per tornare a casa. Anche se dovessi essere dovesse capitare in terra cattolico romana, non me ne mancherebbero 500 di candele anche di giorno. Quindi uno negli eroici furori, cioè, finalmente si può dire la verità. Ma perché si può dire la verità? Perché questa verità è la sua, va sia contro i cattolici che contro i calvinisti, che è la problematica di Elisabetta. È per questo che si sbottona così in Inghilterra. Non lo farà mai più, perché poi scriverà dei capolavori, scriverà il De Mens, ma un poema lucreziano, si parla di natura, basta. È solo in Inghilterra che parla di politica, e non è un caso. La regina Elisabetta ce li aveva, la sappiamo, la storia della circolazione dei quattro volumi rilegati, che sono quelli che poi a Toland, eccetera. Certo, dice la Galla, la regina Elisabetta lo teneva per ateo, certo, e allora so what? Come se fosse un insulto, come se per un regnante come quello fosse. No, è sicuro che la eccezionalità del sovrano che c'era e la eccezionalità di una situazione di supremazia superiore rispetto del potere civile rispetto a quello religioso, superiore a quello di qualunque altro stato europeo contemporaneo, se non Venezia, ma più chiaramente lo ha spinto sicuramente. Quel brano sulla regia pazzia della caccia è impensabile, è un riflesso della situazione inglese. E sulla retrogradazione, sulla questione della modernità, sicuramente io direi che l'inizio di queste riflessioni teologico-politiche che vanno in direzione di quella romana sono una reazione al guerre di religione. Cosa dice la NU? Ha prodotto un milione di epicurien di libertà, e quindi queste epicurien di libertà andranno in cerca di qualcos'altro, visto che, se, come dice Montaigne, che dipinge i suoi cannibali così en rose, perché lo confronta con quello che vede a Bordeaux, perché almeno i cannibali si mangiano quelli dopo morti, mentre io ho visto con i miei occhi dati in pasto ai cani, arrostiti a poco ancora vivi, e tutto questo sulle note della religione. Nel momento in cui succede questo,
è evidente che prima o poi si va a cercare una soluzione di questo. Questo produrrà anche una disgregazione, però in questo momento la disgregazione è prodotta dalla religione. E questo, per cui, certo, poi per avere gli schemi andiamo a finire a metà 600, ma a partire dalla fine del 500 ci sono tutti, sono espressi in maniera, per l'appunto, barocca, manierista, analusiva, eccetera. Poi si passa alla sistematizzazione, ma il nucleo è quello. È impressionante la similarità. Ecco. Grazie ancora. Non so se ci sono altre domande. Buongiorno, buongiorno. Sentiamo. Ho la tentazione di non intervenire, però poi sono stato troppo sollecitato. E innanzitutto mi spiace non essere lì in presenza, ma non è possibile per altri impegni. Ma ringrazio sia Giulio Gisondi, poi lo farò anche di persona dopodomani, insomma, ma e il professor Sacerdoti della disponibilità, Giulio per aver organizzato questo seminario e il professor Sacerdoti per averlo aperto in maniera così interessante. No, la mia è una curiosità sul tema del sacrificio, di cui lei si è occupato, cioè come le cose che ha detto lei oggi si legano con questo tema del sacrificio. E non nascondo il sottotesto, io forse non so se era capitato di incrociare, comunque mi occupo di teologia politica moderna e diciamo novecentesca, quindi sotto così attraverso il filtro, anche se critico, ma insomma criticamente trattato di Schmitt, ma insomma, tutti i dibattiti novecenteschi. Oggi lei come ci avesse raccontato proprio la silhouette della neutralizzazione della e io sono d'accordo, poi della immediata traducibilità politica del religioso nel momento in cui diventa controversistico e non più unificante. E benissimo, è il paradigma inaugurale del moderno per tanti aspetti. E naturalmente c'è anche una storia più lunga che poi all'interno, nel seno dello Stato moderno, del Leviatano, se si vuole, che non rimane fisso lì e si riempie di soggetti, di contenuti, subisce delle iniezioni etiche, etico-politiche, diciamo così, e tanto che a un certo punto porta alla creazione, si crea uno spazio pubblico, la società civile, che è anche uno spazio antagonistico di nuovo, no? Seppure su basi diverse. Ecco, questo riempimento del Leviatano, del ventre, del pancione del Leviatano, non è che avviene anche attraverso un filtro secolarizzante, cioè attraverso il filtro che fa passare tanto contenuto etico, normativo, cristiano, cioè in fondo è una storia cristiana e post-cristiana, mettiamola così, di cui l'incarnazione, ma anche tante altre cose, sono proprio un simbolo, perché sono un simbolo della coimplicazione tra trascendenza e immanenza, diciamo così, no? Poi la cosa si lega proprio al tema del sacrificio, perché pensa a Girard, no? Alla tesi di Girard sul superamento della logica sacrificale grazie al cristianesimo. Quindi da un lato, certo, c'è un po' un congedo, però è un congedo parziale, perché su un altro piano secolarizzato passa tanto contenuto, anche Gaucher ha scritto su questo, sul il disincanto del mondo è anche una, come dire, è paradossalmente è un'operazione cristiana, ecco, no? La religione dell'uscita dalla religione. Sì, comunque diciamo, è verissimo, però diciamo per ricominciare dobbiamo andare a finire in epoca post-romantica. Cioè, quando comincia la reazione al femminismo, perché fino alla fine del Seicento su questi temi sì, si potrà dire che sarà, però insomma, la tematica anticristiana è troppo forte, è troppo evidente. Dopodiché, quando si vede cosa si combina, perché ovviamente nessun modello funziona, e dopo un po' diventa un problema, la teologia politica avrà tutto un altro significato, e compreso Girard, eccetera, e le radici, quando, direi, dopo
dopo l'epoca romantica, o a partire dall'epoca romantica, o a partire dalla fine, fino al 600, sì. Il problema appunto è che ci sono tante teologie politiche in diversi momenti. Ecco, io ho parlato di questo particolare momento. Sì, no, ma sono d'accordo, cioè è chiaro che c'è una lunga fase in cui prevale ed è quella che dà anche la cifra, che crea un po' l'habitat, l'ambiente, no? Poi non so quanto sotterraneamente già in quell'epoca passassero delle cose. È chiaro che è una lettura un po' esposta, hai ragione, è in fondo dal romanticismo. Anche sì. Perché l'illuminismo è un po' una radicalizzazione del razionalismo, sì. Che è anche un problema, insomma, no? È un urlare a tutti quello che prima si comunicava con un attimo di cautela. Diventa giornalistico, diciamo, diventa sparato. Cominciano i media. Per cui sì, terrei presente senz'altro, è validissimo quello che lei dice, però appunto c'è uno sbarramento tra prima e dopo la Rivoluzione Francese. Ecco. Grazie. Va bene. Grazie e ringraziamo ancora davvero tanto il professor Sacerdoti. Grazie a voi per questa lezione, grazie ancora. Grazie. Ci vediamo domani sempre alle 16 con la professoressa Eletta Stimini. A domani, buona serata.